temi dell'umano. La narrazione della bioetica, a cura di Stefano Degli Abbati. Un saluto da Natalia Minelli in studio. La professoressa Caterina Verbaro, docente di letteratura italiana contemporanea presso l'Università LUMS di Roma, prosegue il lavoro di approfondimento sull'opera di Pierpaolo Pasolini con il libro Pasolini nel recinto del sacro, edito da Giulio Perrone Editore. Abbiamo il piacere di avere la professoressa Verbaro ai nostri microfoni. Il titolo Pasolini nel recinto del sacro nasce da una citazione. La citazione viene da Petrolio e la citazione intera è Il racconto è nel recinto del sacro, e allude ad una idea di un tempo ontologico e mitologico che Pasolini cerca di recuperare nella sua opera. C'è un'altra, diciamo, allusione di questo titolo che rimanda al film Medea. Quando Medea osserva l'accampamento costruito dagli invasori e nota che non è costruito come uno spazio sacro, che lo spazio sacro richiede una certa ritualità che invece non è rispettata. Medea è rappresentante proprio di questo spirito della sacralità. E l'idea dello spazio sacro è un'idea che rimanda a Eliade, che è un altro pensatore molto caro a Pasolini. Quindi ci sono una serie di rimandi, di associazioni che mi piaceva evidenziare in questo titolo. Lei è partita dall'analisi della poesia per arrivare poi al Pasolini multimediale, se vogliamo, che ha utilizzato un po' tutte le forme di comunicazione, no, per parlare del sacro. Sì, il libro si occupa in particolare della poesia di Pasolini. Io prendo sul serio un'idea che è un po' passata negli ultimi studi pasoliniani, cioè che Pasolini è essenzialmente un poeta, e soprattutto un poeta. Soprattutto mi piaceva focalizzare la poesia dell'ultimo periodo, che generalmente è un po' maltrattata dalla critica, nel senso che spesso la si liquida dicendo che Pasolini ha superato le forme canoniche della poesia, ma io ho cercato di individuare in questo superamento delle forme canoniche proprio un tentativo di rintracciare il sacro, cioè un modo per costruire il sacro attraverso la forma, quindi un'accezione di poesia che non è più tradizionale, non è più la poesia versificata, ma un'idea di poesia anche transgenerica e translinguistica. E quanto al Pasolini, diciamo così, multimediale, sì, c'è una parte del libro, gli ultimi due capitoli, che prendono più, focalizzano meglio l'aspetto dell'ibridazione, cioè come Pasolini porti, diciamo, nella propria poesia linguaggi altri, che sono essenzialmente i linguaggi del cinema. C'è ad esempio un capitolo che è dedicato a questa invenzione pasoliniana dello scenotesto, cioè una sceneggiatura scritta in poesia, così come si indaga in diversi capitoli sul superamento della metrica, che viene superata dal principio del montaggio, quindi un principio prettamente cinematografico. Ecco, l'idea che io cerco di dimostrare è proprio quella di un sacro che viene ricostruito attraverso un'operazione formale, cioè Pasolini la chiamava sacralità tecnica, cioè come far emergere la sacralità del reale attraverso delle tecniche espressive, delle tecniche estetiche, che riguarda, è un'operazione che riguarda tanto il cinema quanto la poesia. Non dimentichiamoci, e questo è un po' alla base del discorso che io cerco di fare, che per Pasolini la realtà è sacra, cioè il sacro alloggia nella realtà. Non parliamo mai di un sacro trascendente, ma di un sacro che deve essere individuato nelle cose, nella realtà, nella vita. Questo, se vogliamo, è il messaggio di fondo di Pasolini. Naturalmente Pasolini vive in un'epoca in cui si cominciava a vedere questa secolarizzazione che prendeva sempre più campo. E se dovessimo riassumere in una parola, senza togliere il gusto di leggerlo il libro, ma se dovessimo riassumere in una parola il rapporto di Pasolini col sacro, quale potrebbe essere?
Ma io direi proprio questo, Pasolini osserva e patisce proprio la sottrazione del sacro operata dalla modernizzazione, quello che lui chiama all'epoca il neocapitalismo, che oggi è quasi post-capitalismo. Per Pasolini va nella direzione di una abrasione del sacro, e lui dice la dissacrazione è una moda piccolo borghese, io invece voglio sacralizzare la realtà, cioè la sua opera, la sua poesia, il suo cinema vanno nella direzione di mostrarci una realtà che è una realtà spessa, una realtà non fattuale, che in quanto tale è una realtà in cui c'è dentro il sacro. C'è dentro il sacro perché c'è dentro il passato, c'è dentro anche la metatemporalità, c'è dentro il mito, quindi un'idea di realtà spessa, direi, di realtà con uno spessore maggiore, una realtà stratificata, composita, ed è soltanto in questa realtà stratificata che è possibile rintracciare la valenza sacrale proprio del reale, della vita.